Gianni Colacione per Liberi.tv, siamo all'11° congresso di Radicali Italiani in compagnia di Mina Welby. Mina Welby non necessita di presentazioni ulteriori, è nostra amica, abbiamo intervistato più di una volta. È qui al congresso, ma è quello di cui insomma, volevo fare informazione, perché un pochino questa è l'ambizione che abbiamo nel nostro piccolo, è far sapere che Mina Welby è in sciopero della fame da svariati giorni, tre. Quindi sono tre giorni di novembre. Siccome mi sembra che questa cosa passi poco nell'informazione e anche per quanto riguarda i momenti di comunicazione radicale, allora io le do subito la parola e ci spiega perché è in digiuno, insieme a chi, così ci racconta un pochino questa iniziativa politica. Sì, io sono in digiuno, digiuno di dialogo e di fiducia per i ministri Fornero e Balduzzi e naturalmente anche per il ministro all'economia, per i malati gravi che hanno bisogno assolutamente dell'assistenza, di un assegno di cura che è stato già stanziato per i malati di SLA e avrebbero dovuto averlo già tutti quest'anno in tutte le regioni, ma questo non è così perché sono ancora molte regioni anche fuori dalla regola. Mentre in Sardegna già da 10 anni vige il programma Restare a casa o Tornare a casa quando uno viene tracheotomizzato ed è un programma bellissimo dove la regione riesce anche a risparmiare perché un ricovero prolungato in una struttura costa molto di più che l'assistenza a domicilio. E questo la regione Sardegna l'ha percepito, ha anche stanziato per conto suo, ha trovato lei stessa il denaro per farlo e io credo che tutte le regioni nei vari gangli di spese inutili e futili e tante volte anche non legali potrebbero trovare questo denaro, perché tenere e curare malati gravi, non solo SLA, ma anche tutti i non autosufficienti, io non parlo soltanto di anziani, ma stati vegetativi che non hanno lasciato scritto che non volevano essere in stato vegetativo, perché altrimenti i parenti avrebbero potuto farlo come ha fatto il papà di Eluana, o non l'avevano lasciato scritto. Persone in gravi condizioni di Lockheed-in, penso al nostro Severino Mingroni, penso al defunto Steccato, Giampiero Steccato, dove la moglie ha dovuto lottare per avere l'assistenza lei stessa per il proprio marito ed essere anche retribuita perché in fin dei conti è giusto. Ecco, tutte queste cose mi hanno spinto a partecipare allo sciopero della fame, insomma a questo digiuno, per accompagnare Maria Antonietta Farino Coscioni che da anni lavora e io ricordo qui anche di aver scioperato insieme a lei proprio per aiutare la ministra Turco nel 2008, in febbraio, a arrivare all'approvazione dei LEA e al nomenclatore tarifario. Diciamo cos'è questo acronimo LEA? I livelli essenziali di assistenza, essenziali, il minimo di cui ha necessità ognuno, quindi non è uno spargere denaro a profusione, a pioggia, ma è il minimo livello di ciascuno. Io su queste cose le voglio spiegare bene perché la gente le capisca. Ecco, i LEA sono stati approvati quella volta. Il nomenclatore tarifario è stato rinnovato, ma poi è caduto il governo Prodi e in aprile, quando doveva essere
messo veramente nella conferenza Stato-Regioni, non era possibile perché mancava un timbro o non so che cosa in un ufficio. E quindi siamo tutto punte a capo. Il nomenclatore sta ancora al 1999, i LEA sono ancora quelli vecchi non approvati, quindi non applicati. Le regioni possono fare come loro meglio credono e solo poche regioni regolari e come dire sane e che capiscono le persone, le difficoltà delle famiglie, perché qui non è soltanto la difficoltà del malato, ma della famiglia tutta, marito, moglie, genitori, figli, cioè il nucleo che sta accanto al malato, oppure dove il malato è solo. Lì serve veramente poi un'assistenza 24 ore e serve tante volte anche quando le persone che curano, che i caregiver, come dire, quelli che danno le cure, che sono preposti alle cure del malato, hanno un'età molto avanzata oppure hanno difficoltà anche loro di patologie. Io conosco un marito che è malato di cuore, anche lui invalidità al 100%, la moglie malata di SLA, sono qui a Roma, non abitano lontano da casa mia e lui tante volte mi chiede: ma non c'è una possibilità di avere un'assistenza in più? Io do il cambio al caregiver che viene, che noi paghiamo con il denaro che ci viene stanziato, però io tante volte non riesco a dormire di notte, ho difficoltà anch'io. Quindi lì serve veramente molta molta attenzione e cura. E io per questo voglio fare questo sciopero della fame insieme a Maria Antonietta, anche perché, poi questo è stato anche detto su Radio Radicale, perché servono i fondi, devono essere ripristinati al più presto i fondi per la non autosufficienza che Maria Antonietta aveva già chiesto l'anno scorso a novembre, è stato approvato con l'aggiunta che il ministro avrebbe dovuto dire per quale motivo non sarebbe stato approvato entro gennaio di quest'anno, quindi non del 2013. Ora i LEA saranno approvati alla fine di quest'anno, alla fine di dicembre, e il nomenclatore tariffario deve aspettare fino alla fine di maggio del prossimo anno. Io a questo punto ho i miei dubbi che tutto questo venga fatto, anche perché per la non autosufficienza prima è stato assicurato un sostanzioso contributo dallo Stato, c'era già il fondo, il cosiddetto fondo Letta che adesso è Catricalà, che doveva essere approvato, era già. Questo è stato tagliato, bloccato, quindi io spero veramente che la promessa del ministro Fornero venga fatta entro il 20 dicembre, e questo lo spero veramente tanto, e io per questo entro il 20 dicembre vorrei veramente poter anche io concludere il mio digiuno, altrimenti io continuo anche col mio corpo vecchio. Perché io ho detto anche ieri l'autunno è la vecchiaia e anche l'autunno porta colori e mi metto anche per questo le magliette colorate, come l'autunno le foglie arancioni che cadono, le foglie rosse che cadono, e io spero che questo possa portare speranza a tante persone, tante famiglie che ne hanno bisogno. Mina, noi ti ringraziamo. Ecco, vorrei dire un'altra cosa, che con me ho avuto delle sms di partecipazione e poi c'è anche chi ha scioperato, forse oggi è l'ultimo giorno o il terzo giorno,
di Maria Laura Catenari, che è presidente di Libera Uscita, un'associazione che si interessa appunto anche per la libertà di decidere al fine della vita, e è iscritta all'associazione Luca Coscioni. Poi Lucio Bertè, che sciopera insieme a noi, accompagna il nostro sciopero della fame. Poi c'è Loretta Pistilli di una cittadina proprio al confine del Lazio, adesso della provincia di Roma, non mi ricordo adesso il nome della cittadina, ma comunque Loretta Pistilli. E poi c'è Simona Clivia Zucchet, che è, credo sia presidente della Equality Italia, che ci affianca, mi ha detto, insieme a tutta l'associazione, e di questo ne sono veramente molto molto grata, perché loro sono quelli che portano anche loro uguali diritti per tutti. E qui veramente la vita indipendente è un uguale diritto di tutti, perché questi malati, sì, anche quando uno non può più muovere le braccia, quando uno non può più parlare, però ha un comunicatore o comunica soltanto anche con dei segni, perché non riesce più a usare il computer, anche queste persone hanno diritto alla loro vita indipendente, cioè di dire quando vogliono essere medicati, come vogliono essere lavati, quale profumo vogliono che sia messo, perché anche loro, se non lo sentono il profumo, ma loro vogliono che vicino a loro le persone che vengono accolte sentano ancora una voglia di vivere, anche nel profondere un profumo, un modo di sorriso. E saluto qui anche Rosma Scutteri, che sicuramente ci potrà sentire, e tanti tanti altri malati che forse ci ascoltano, Cinzia Vanelli, che mi aveva contattato già da tanto tempo e vorrebbe che vengo da lei, ma purtroppo sono veramente molto molto importante. Anche fisicamente è anche insomma abbastanza pesante. Sentimi, a noi ci interesseremo ancora di questa cosa, ti ringraziamo per la tua cortesia, cercheremo di diffondere questa intervista su Libri.tv, ovviamente ti diamo appuntamento su Libri.tv in futuro per poi aggiornarci su come va questa iniziativa. Grazie ancora e a presto. Grazie, ciao. Ciao a tutti. Ciao.